esprimiamo un disagio rispetto alle prospettive che ci si presentano sull'assistenza autogestita, l'assistenza indiretta per i dipendenti. Allo stesso tempo. Ma cosa è l'assistenza indiretta? L'assistenza indiretta è un finanziamento che viene dato alle persone disabili per scegliersi un proprio assistente che viene assunto direttamente da loro. Questo è economicamente più vantaggioso per l'amministrazione perché gli costa almeno il 20% di meno, allo stesso tempo la persona sceglie il proprio operatore in base alle sue esigenze. L'aspetto negativo, problematico, che abbiamo sempre evidenziato, sono i tempi di pagamento. Perché ovviamente essendo la persona che deve anticipare le spese, questo non sempre è possibile perché molte persone non hanno un reddito personale tale per poter anticipare lo stipendio, i contributi e quant'altro. E attraverso questa iniziativa chiediamo per un programma capitale che venga adottato un sistema unico a Roma in cui l'assistenza venga pagata puntualmente per tutti, perché attualmente in alcuni casi viene pagata puntualmente, in altri casi no. E per noi questo non è accettabile. Poi chiediamo anche che venga previsto un capitolo di bilancio, perché qui il Comune di Roma spende oltre 5 milioni di euro su questo tema e non c'è un capitolo di bilancio che dia visibilità a questa esigenza. Esistono capitoli di bilancio che riguardano poche migliaia di euro e non esiste un capitolo di bilancio su questo tema, che significa non avere visibilità nemmeno in sede di discussione del bilancio. Per cui i consiglieri, i vari addetti ai servizi, non lo vedono, non se ne rendono conto che esiste, per cui ha una valenza anche fisica, perché sapendo che esiste un capitolo, qualcuno si chiederà ma che ce ne va questo capitolo? E conosceranno meglio anche le nostre esigenze. E poi chiediamo una modalità uniforme di assistenza in diretta per tutta Roma, perché c'è chi paga ogni due mesi, c'è chi fa ogni conto ogni mese, chi ogni tre, ogni quattro, e ovviamente c'è bisogno di fare un riordino. E oggi al Consiglio Comunale, al Campidoglio, cosa è stato chiesto? È stato chiesto tutto questo, di pagare puntuali, di far sì che tutti vengano trattati allo stesso modo e pertanto di avviare il capitolo di bilancio su questo tema. La mozione impegna sindaco assessore a far sì che tutto ciò diventi una norma comunale. E com'è andata la votazione? Sembra bene perché sono 43 su 43 hanno votato a favore. Ci auguriamo adesso che rispettino questo patto. Bene, grazie. Grazie a te.